vai con le scie chimiche, vai Silvia Sando, che comincerà ad introdurci questo argomento. Il tema delle scie chimiche è un tema magari un po' complesso, ma semplicemente io mi ci sono approcciata già da diversi anni, iniziando a osservare il cielo, quindi in maniera molto, molto pragmatica. Noi possiamo vedere cosa succede sopra le nostre teste, quindi possiamo incominciare ad avere una percezione reale di questa cosa che avviene praticamente tutti i giorni. Quindi che succede? Imparando ad osservare, come si fa con qualsiasi cosa che esista sulla Terra, prima si osserva, poi si vede come funziona e poi si fanno delle ipotesi, delle domande e poi si verificano. Quindi noi possiamo osservare il cielo che è sopra di noi tutti i giorni e vedere cosa succede. E da un po' di anni a questa parte, sopra le nostre teste, noi vediamo un cielo che non è più azzurro, su cui si stagliano delle belle nuvole cotonose, bianche, che fanno dei bei giochi di colore. Cioè, le nuvole normali di solito hanno la qualità di essere luminose e di fare dei chiaroscuri molto belli. Io sono pittrice e questa cosa l'ho sempre vista come qualcosa da osservare per imparare le tonalità, le sfumature. Da qualche anno invece noi vediamo che degli aerei passano, lasciano una scia che prima, fino a qualche anno fa, in pochi minuti se ne andava via. Perché? Perché era il riscaldamento di una certa aria con una certa umidità e una certa temperatura ad una certa altezza che come reazione fisica, riscaldandosi e ritornando poi a una temperatura molto bassa, si ghiacciava per un pochino e poi ritornava al suo stato iniziale. Quindi nel giro di pochissimi minuti la scia di condensa ritornava a scomparire. Invece noi vediamo degli aerei che lasciano qualcosa di bianco e questa cosa bianca si espande e rimane nel cielo per tantissimo tempo, creando proprio uno schermo del cielo e creando un cielo che invece di azzurro diventa bianco. Molto spesso noi vediamo delle nuvole bianche su sfondo bianco se osserviamo i nostri cieli. Perché? Cos'è quella roba che sta dietro? Incominciare a osservare serve proprio per capire, e solo se noi osserviamo ci possiamo fare delle domande e cercare anche eventualmente delle risposte. Quindi, partendo da osservare cosa succede nei nostri cieli, poi possiamo incominciare a cercare. Se noi andiamo a cercare su internet, vediamo il caos. Cioè, c'è chi magari ha osservato da prima di noi e quindi dà delle risposte, si è fatto delle domande e quindi ci dà dei suggerimenti, però principalmente di solito davanti a osservo che c'è un problema, ci viene negato proprio il problema alla radice, cioè una bufala, complottisti, quindi prima si nega con la bufala, però poi da altre parti ritorna con l'importanza della geoingegneria, che è una parola che fa figo invece di scie chimiche, e dall'altra parte, quindi poi dopo serviranno per qualcosa di buono, prima non esistevano, poi serviranno per qualcosa di buono e poi vedremo che cos'è questo qualcosa di buono. E soprattutto chi se ne occupa viene subito infangato. Quindi complottisti, credete alla Befana come se fosse, non so, un dogma di fede, credi alle scie chimiche, che cos'è? Cioè, non è Babbo Natale, è qualcosa che si osserva semplicemente. Quindi informarsi è qualcosa che all'inizio magari può essere un po' ostico, proprio perché non c'è un'informazione ufficiale su questo tema, anzi c'è molta disinformazione. Diciamo che ci sono dei documenti ufficiali che parlano del controllo del clima e della volontà dell'uomo, soprattutto di quelli che sono i dipartimenti militari dell'aeronautica, per cambiare il clima. Già dal 68, noi sono passati diversi anni, già dal 68 all'interno del comitato scientifico della Casa Bianca c'è Gordon MacDonald che ci scrive un libro su come devastare l'ambiente. Bellissimo tema, proprio importantissimo, come devastare. Quindi ci dicono che la grandine, la pioggia verranno dominate e anche gli uragani e i terremoti. Ovviamente dal 68 oggi sono passati diversi anni e gli Stati Uniti hanno sperimentato tantissime cose e anche
anche in tutto il mondo. Vediamo che addirittura c'è stata la guerra del Vietnam, anche lì sono state usate delle armi chimiche, tant'è che nel 77 addirittura l'ONU sceglie di fare una legge per cercare di limitare l'uso delle modificazioni ambientali a fini bellici. Cioè già nel 77 qualcosa di sovranazionale cerca di limitare qualcosa che già è stato fatto. E oggi noi ci domandiamo se esistono. Vabbè, ognuno ha i suoi tempi di reazione alle cose. Nel 92 abbiamo un trattato internazionale in cui diversi stati decidono che possono gli aerei militari sorvolare il loro spazio aereo, e nel 2002 questo trattato diviene fattivo. Nel frattempo tutto questo comporta anche qualcosa in casa nostra. In maniera pratica, cioè nel 2001 Bush e Berlusconi firmano insieme un trattato sui cambiamenti climatici. Questa cosa, dice vabbè, hanno messo questa firma, no, pochi mesi dopo, già nel 2002, possiamo vedere che diversi enti nazionali importanti fanno programmi di ricerca per riuscire a realizzare questo obiettivo che si è stato dato, per cui vediamo il CNR o l'Organizzazione Mondiale della Sanità che fanno dei progetti. Leggendo i titoli di questi progetti sono piuttosto raccapriccianti, ma due in particolare mi hanno sono saltati alla vista, cioè la manipolazione di ecosistemi terrestri. E un altro progetto è sul particolato ultrafine che ricade dagli aerei e i suoi effetti cardiovascolari. Per sperimentare queste cose vuol dire che queste cose cadono sulle nostre teste, entrano su di noi e dopo che sono entrate su di noi vogliono vedere che effetto ci fa. Quindi noi siamo usati come cavie, e se pensiamo anche di osservare qualcosa e di chiedere qualcosa, ci viene anche negato una risposta, anzi siamo anche derisi davanti a un problema che è molto molto grave, anche perché appunto l'aria che respiriamo noi purtroppo non la possiamo scegliere, e questa cosa entra in tutto l'ecosistema, quindi dall'aria passa all'acqua, passa a quello che noi coltiviamo e a quello che noi respiriamo. Questo è molto importante. Diciamo che infatti a livello ufficiale abbiamo anche 18 interrogazioni parlamentari, tanto per dire un argomento che non esiste, o addirittura due interrogazioni a livello di Parlamento europeo, diversi sindaci che sono responsabili della salute dei cittadini hanno posto il problema delle scie chimiche all'interno del loro consiglio comunale. L'ultimo in questione ad esempio è stato Ermanno Giorgi, con cui noi abbiamo collaborato all'Aquila, che ha proprio deciso di creare una giornata sulle scie chimiche, chiedendo a noi come associazione che se ne occupa da anni, e noi abbiamo coinvolto a nostra volta Alternativa Riformista Umbra e Azzone e Patera. Azzone è un ex maresciallo dell'aeronautica militare, ora in congedo, esperto di meteo, che ha anche scritto un libro scaricabile su internet sulle scie chimiche, e Patera, che è un biologo che ha fatto lui delle analisi su ciò che sono le cose che sono ricadute. Quindi è un argomento che in realtà è molto concreto e pratico se noi realmente andiamo a informarci. Noi abbiamo fatto delle petizioni come RIP, le abbiamo consegnate a Torino, a Modena, a Carpi, a Sassuolo, e abbiamo fatto anche un esposto che abbiamo consegnato a Torino alla Procura. E abbiamo fatto anche tantissimi banchetti, perché la cosa importante qual è? Che finché dell'argomento non se ne parla, non si può neanche trovare una soluzione. Serve che la coscienza collettiva incominci a vedere che questa cosa è una cosa reale e che tocca noi ogni giorno, perché l'aria che respiriamo è qualcosa di molto concreto, e che se noi non prendiamo atto di questo non possiamo neanche trovare una soluzione. Prima bisogna riconoscere un problema e poi si trova la soluzione. Se noi neanche lo vediamo che esiste, di strada ce n'è ancora da fare. Quindi la questione è proprio informarsi. Questo è il primo passo. E quindi noi attraverso i banchetti in tutta Italia abbiamo cercato di far vedere che esiste qualcosa. E abbiamo fatto anche poi delle manifestazioni nazionali. La prima a Milano
ad aprile del 2013 sulle mafie che ci governano, e quindi c'era il tema delle scie chimiche insieme ai vaccini, al signoraggio bancario e agli OGM. E poi abbiamo fatto proprio due manifestazioni specifiche nel 2013 qui a Modena e nel 2015 a Bologna. Tra l'altro oggi volevamo farne un'altra, ma non abbiamo potuto farla, e avevamo chiesto anche ad Assisi nel 2014 di poter fare una manifestazione lì, ma non siamo riusciti ad ottenere il permesso. E quindi un po' questo, diciamo che noi comunque come associazione, noi e anche altre associazioni, diciamo che tante associazioni esistono nel mondo, cioè già in Canada all'inizio del 98 si è incominciato a vedere il problema, quindi di prove concrete, tangibili su analisi dell'acqua, della grandine, analisi anche di filamenti che ricadono, questa cosa è gravissima. Noi vediamo che abbiamo riscontrato dei livelli altissimi di alluminio. L'alluminio è qualcosa, e di altri metalli pesanti, ma sull'alluminio mi voglio fermare perché i metalli pesanti non sono fatti per essere, cioè il corpo non li espelle facilmente. Quindi che succede? Essendo anche poi nanoparticelle, questi metalli pesanti molto spesso possono superare la barriera del cervello e quindi entrare nel cervello e rimanere, perché non sappiamo espellerli. E quindi a forza di accumularsi nel tempo, poi vediamo che però nella popolazione c'è un aumento veramente esponenziale delle malattie neurodegenerative. E quindi l'Alzheimer, la SLA, sono malattie molto in aumento. Incominciamo a chiederci perché. Quindi che succede? Che a livello di salute veniamo toccati, e la cosa più brutta è l'analisi di quelli che sono questi filamenti che noi possiamo vedere solo se sappiamo come osservarli, perché molto spesso noi siamo immersi in questi filamenti ultrafini che possiamo vedere soltanto se ci mettiamo in controluce. Quindi ad esempio se abbiamo un prato, se noi ci abbassiamo all'altezza dell'erba e andiamo a guardare in controluce e muoviamo un po' la testa, vediamo qualcosa che luccica, e piano piano impariamo ad osservare che questi filamenti ci sono. E anche se guardiamo, non so, in macchina, guardiamo il vetro della macchina e proviamo a guardare il vetro e a spostare un po' la testa quando il sole è dall'altra parte, di fronte a noi, e possiamo incominciare a vedere che ci sono dei filamenti. O anche su delle reti. Questi filamenti, una volta analizzati, abbiamo visto che sono biocompatibili, cioè è plastica che entra dentro la nostra pelle. Questa cosa, addirittura in America c'è un istituto, il Carnegie Institute, dove le persone che poi dopo hanno problemi perché questa plastica entra, poi creano delle... diciamo, possono poi fuoriuscire questi filamenti di plastica, e quindi, perché giustamente, per fortuna, il corpo umano cerca di respingerli in qualche modo. Quindi abbiamo proprio un centro che si occupa dei problemi collegati a questi filamenti. Quindi diciamo che le implicazioni di questo tema sono vastissime. Il controllare il clima di un posto è un controllo politico, sociale, militare, economico, perché se io decido di far ad esempio grandinare, non so, certe volte ci sono state delle grandinate particolari a giugno con delle grandini grosse così, mentre c'è la fioritura, io faccio scendere la grandine, le piante non daranno i frutti. Quindi io che cerco magari di autosostenermi, di fare qualcosa per uscire dal supermercato, per cercare di fare un orto, per cercare di vendere, di fare qualcosa, sono ostacolato. Intanto perché il pH del terreno con i metalli pesanti cambia. Con la plastica che entra dentro l'ecosistema, crea delle difficoltà proprio alla pianta anche di riuscire a produrre come prima, perché la plastica è qualcosa di isolante che non dovrebbe stare dentro gli esseri viventi, e poi decido di far grandinare, così pure se c'era qualche frutto l'abbiamo dato via, e poi magari arriva una multinazionale che ti propone delle bellissime sementi resistenti proprio all'alluminio, chissà come mai resistenti all'alluminio. Quindi c'è realmente un progetto molto ampio che magari ci può sfuggire. Quindi il problema è enorme, anche la luce solare è diminuita del 25%, ed è la prima fonte
attraverso cui tutti gli esseri si possono nutrire. E attraverso i metalli pesanti l'atmosfera diventa facilmente conducibile, quindi conduce bene delle frequenze. Queste frequenze che vengono emesse poi vanno a interferire sul nostro campo magnetico, per cui magari vanno anche a interferire col nostro funzionamento, con le nostre ghiandole e quindi anche con la produzione di enzimi e di ormoni, e quindi hanno una ripercussione proprio a livello fisico su di noi, che molto spesso magari ci può sfuggire. Però all'atto pratico, a livello di salute, questa cosa poi si fa sentire. Quindi ci sono anche degli interessi per quanto riguarda la salute umana. Diciamo che il tema è piuttosto vasto. Prima di dare la parola all'illustre vicepresidente, aggiungo solo una cosa, Magda, la nostra passionaria, ormai ha girato mezza Italia anche lei, e noi abbiamo questa caratteristica, siamo itineranti fondamentalmente, no? Una precisazione, parlavi delle scie persistenti, giusto? No, grazie per il Krillium. E il problema è che ormai non c'è giornata che non sia irrorata, no? Che non passi qualcosa sopra le nostre teste, che rilascia qualcosa di particolare. Scie persistenti hanno delle finalità specifiche, sono molto evidenti, però uno poi dice che bella giornata oggi, guarda che c'è il cielo azzurro, no? Circa più o meno, stanno passando rilasciando polimeri, quei famosi polimeri che diceva lei, sintetici, biocompatibili, biointegrabili, no? Li abbiamo analizzati veramente diverse volte e soprattutto sulle montagne, qua dove dovrei risiedere, sono giornate, sono veramente imbarazzanti, perché sono filamenti anche lunghi metri che svolazzano riempendo l'atmosfera. Analizzati, e non siamo gli unici al mondo, però personalmente li ho fatti analizzare almeno 3 volte, anche di provenienze diverse, si rivelano appunto di natura sintetica, pieni di nanoparticelle. In realtà vi è anche smart dust, che sembra che stiamo parlando di fantascienza, ma sono tecnologie usate normalmente oggi anche sui campi di battaglia e anche cose che evidentemente non conosciamo, ma queste sono usate per rilevare, mappare i campi di battaglia. In realtà pensate che in 300 micron ci sta telecamera batteria trasmittente, 300 micron. Tutto quello che può servire a restituire immagini e cose di questo tipo. Il fatto è che noi respiriamo queste cose. Noi siamo già in un qualche modo in rete, noi siamo assolutamente, poi stiamo a parlare del microchip per esempio, ma noi in realtà siamo già microchippati tutti. Adesso non c'è neanche il tempo di approfondire questo argomento. Noi siamo sensibili a queste frequenze che vengono irradiate poi da apparecchiature. Si citava ARP, oggi abbiamo il MUOS, abbiamo satelliti che operano in questo senso. Sembra che noi siamo pazzi a parlare di questo, salvo il fatto che io ho anche conosciuto chi, attraverso generatori di Tesla, dice: io ti posso far pensare quello che voglio emettendo particolari frequenze. Allora, queste sono tecnologie che esistono. Vuoi dire che non le usino oggettivamente? Cioè, mettendo insieme i dettagli, respiriamo di questa roba, nanoparticelle, filamenti di questo tipo che entrano, siamo sensibili a queste cose, viviamo in un'atmosfera dove sono immesse frequenze di ogni tipo, fate voi. Cioè, io sinceramente, considerando che questi, diciamo solo che sono pazzi, c'è gente che non si è preoccupata di sganciare migliaia di bombe atomiche in atmosfera, per anni, adesso hanno solo smesso in atmosfera, ma insomma Dio solo sa quello che fanno. Io direi che sinceramente possiamo anche pensare che non abbiano scrupoli. E quando ci danno dei complottisti, io sinceramente le evidenze che ho, cioè non ho risposte, no? Le domande le abbiamo poste tante volte, le risposte non sono mai arrivate, e citano sempre la scienza. La scienza qual è? Quella dell'infinità di medici corrotti di cui abbiamo avuto evidenza. Queste sono notizie, questa è cronaca, signori. Noi sappiamo di ministri corrotti da multinazionali per introdurre farmaci, di ministri corrotti da multinazionali per introdurre vaccini. Cioè, non abbiamo esempi neanche tanto remoti, e noi dobbiamo fidarci della scienza,
che ci certifica senza rispondere, perché io vorrei uno che mi rispondesse. Vedete la risposta sui filamenti qual è del CICAP? Sono i ragni volanti. Anni che sono i ragni volanti, cioè noi abbiamo ricadute di filamenti in tutto il mondo continuamente. Io ho visto giornate in cui c'era la pianura padana ricoperta di questa roba qua, e sono i ragni volanti, le migrazioni, capite? Questi stanno là con i ferri, fanno la maglia, buttano giù i filamenti e fanno roba sintetica, fra l'altro pieno di nanoparticelle e metalli pesanti. Alla faccia del ragno, c'è cioè l'industria dietro, no, sti ragni. Non sono risposte, sono prese per il culo, capite? Cioè questi mentono sapendo di mentire, metto in fila tutte anche i meteorologi e ci, mentono sapendo di mentire, mi vengono a smentire. E riescono a fare affermare a 170 scienziati, scusa Marco ti sto rubando un po' di tempo, ma mi viene il nervoso, adesso l'ultimo è che hanno 170 scienziati in California che testimoniano che le scie chimiche non esistono. Perché? Com'è? Dov'è? Come mai hanno guardato il cielo anche loro? Abbiamo qualche analisi? Lo so anch'io che questo filamento che ho analizzato non l'ho preso proprio tirandolo dal filo del motore, della carlinga dell'aereo. Non c'è la prova sul campo diretta. Sì, però non si ha neanche coglioni. Cioè, vorrei dire qualcosa, no? Soprattutto in Italia negli ultimi 10 anni, soprattutto... si è incattivita molto la cosa, il trattato è del 2001-2002, ma gli ultimi 10 anni sono un'escalation continua, un delirio quotidiano, qualcuno guardasse anche il cielo, ma questo no, non è scienza, capite? Cioè abbiamo dei cieli che sono ormai inguardabili, ci sono dei giorni con delle scacchiere fatte da aerei che vanno di continuo, è il normale traffico aereo, sono piloti impazziti. Cioè capite che bisogna proprio essere stupidi, essere in cattiva fede, e io aggiungo anche pagati per fare questo e per dire quello che dicono. E ci metto dietro tutta la stampa, che anche dopo il recente convegno che abbiamo fatto prima a Perugia, poi all'Aquila, non si smentiscono, non c'è dubbio che si smentiscano. Ecco il raduno dei complottisti, come la scienza ormai ha certificato le scie chimiche non esistono. Certificato dove? Ci date una risposta? Mi spiegate perché io devo trovare l'aria piena di filamenti, di metalli e così via? Me lo spiegate veramente, mica con le cazzate dei ragni volanti, caro CICAP and Company. È veramente da delirio, vergognoso, ma la vergogna più grande è che noi non ci alziamo in piedi, che alla fine va bene un convegno come oggi, c'è anche gente, ma siamo 4 gatti definiti complottisti che tentano di squalificarci di continuo per quello che diciamo, portando evidenze e prove. È ora che ci diamo una mossa, perché questi ci gasano, punto. Ah, scusa.